Emergenza, dipartimento. Di ricerca su propellenti compromesso. Avviare immediatamente le procedure di lavorazione. Senza la tuta Xe non sopravvivrei mai in una nube di criovapore. Le uscite sono ghiacciate. Vapore è letale. Mi serve la tuta Xe per sopravvivere dentro a quelle nubi. Sangue è freddo quanto il mio. Pericolo. Guasto al reattore criogenico. Brecciane il contenimento. Devi sistemare. Cosa? Sono solo una guardia, non un criotecnico. Vuoi morire assiderato? Vedi di capire come fa. Sì, vostri amici. Hanno fatto saltare il sistema di protezione all'uscita della urna. Possiamo fuggire. Nessuno se ne va da qui finché non troviamo il pinguino. Perciò chi se ne frega se sei una guardia, un criotecnico o un gelataio. Trovo un modo per sistemare questo casino. Pure io e i miei amici si spuntate alla fine. Dimmi solo cosa vuoi. Da dove sei sbucato? È stato incredibile. Vieni con me, ti porto fuori da qui. Grazie di avermi portato via da quel posto. Ora che cosa pensi di fare? Quando avrò recuperato la criotrivella tornerò qui a salvare Ferris. Ma non credi che Freeze cercherà di fermarti? Lo spero.
Alfred, qual è la situazione della tuta XE? Ho appena finito di caricarla in un contenitore da lancio. Bene, vado al Mai Elibai per recuperare una trivella criogenica rubata. Manda là il Batwing a lanciare la tuta. È in arrivo! Di affrontare Mr. Freeze, le occorrerà la tuta XE. È nel contenitore da lancio sul tetto vicino al Mai Elibai. I guanti termici la aiuteranno a sbarazzarsi del ghiaccio, sir, e la tuta la proteggerà dal freddo e dal criovapore. Spero solo che non sia così ingombrante da rallentarla. Ho struttura a nido d'ape e isola dal freddo estremo senza aumentare il peso. Non mi rallenterà per nulla. Sbaglio, l'anno scorso avevamo deciso di andare in qualche posto caldo.
Troverò un nuovo socio. Posso usare un batarang termocaricato per far cadere il ghiaccio in testa ai criminali. Ma come ci riesce? La serratura di sicurezza congelata. Un freddo cade, ma sopravviverò. Freddo cane, ma sopravviverò. Ce ne andremo finché non mi avrai detto esattamente dove sono i soldi. Hai rubato una trivella criogenica alla God Corp. Beh sì, ma non è qui. Il pinguino ha detto di venderne i pezzi. È stata smontata. Dove si trovano? Te lo dico. Ma tu, non buttarmi dal tetto, ok? Forse un'altra volta. Thank you.
Tu... La sua mappa è stata aggiornata con la posizione dei componenti necessari per ricostruire la trivella criogenica. Grazie, Alfred. Faccio subito. Avermi traditi. Non mi stupirebbe, quello non è umano. Guarda ogni cosa come se dovesse mangiarla. Quegli occhi, gli occhiali, quello che è. Dimettetevi, voi due cagazzoni. Siete sicuri di aver scelto il lavoro giusto? Ho il pipistrello. Seguitemi, è qui! Indietro! Trovato! Eccoli! Seguitemi! Eccolo lì!
centrale Area 1. Diversi gruppi di individui mascherati in movimento a Coventry. Chiedo supporto a terra per un possibile codice 3. Freddo cane, ma sopravviverò. Centrale 4-4. Aggiornamenti su quel muro di ghiaccio. 4-4, nessuna novità. 4-4, resta 10-10, in attesa di novità. Freddo cane, ma sopravviverò. Thank you.
Batarang termocaricato, metterò fuori uso quella serratura di sicurezza congelata. Provato!
Ho assemblato la criotrivella, ma mi occorre un fluido superconduttore per farla funzionare. Eccolo, sir. Un refrigerante organico, usato in un laboratorio sperimentale da un certo Victor Freeze. Come Mr. Freeze? Una coincidenza troppo evidente per ignorarla. Qui dice che Ferris ha fatto chiudere il laboratorio di Freeze. Se è un dipendente deluso in cerca di vendetta, non si tratta di un semplice furto di tecnologie belliche. Il laboratorio di Freeze è in quarantena per un incidente. Sto tornando alla God Corp. Quello che penso! Forza, qui c'è una rissa!